L'equazione che mi sfuggiva precedentemente era questa. Immaginate di avere per esempio una corona circolare. Qual è il verso di percorrenza della corona circolare positivo? È questo. Cioè, il verso di percorrenza positivo è quello che va in verso antiorario sulla circonferenza esterna e in verso orario sulla circonferenza interna. E dice, come faccio a capirlo? Guardate, quando facevamo quel discorso di prima, no? Per esempio, se io spacco questi in insiemi normali, per esempio questo è un insieme normale rispetto all'asse y, questo lo devo percorrere in verso antiorario. Allora, questo vedete che vi trovate a percorrerlo nel verso antiorario, diciamo con l'esterno, ma questa antiorario rispetto alla parte interna dell'insieme significa orario, perché da questa parte avete non l'insieme ma il complementare, chiaro? Quindi su una corona circolare, attenzione, cioè sugli insiemi che hanno dei buchi, sulla frontiera dei buchi il verso va invertito, ok? Quindi quando andiamo a parlare di verso positivo sull'integrale di una forma differenziale sulla frontiera, se l'insieme ha dei buchi, sulla frontiera dei buchi il verso positivo non è quello antiorario ma è quello orario, se no non mi trovate. Poi magari facciamo un esercizio per far vedere cosa, ok? Ok, allora andiamo al primo esercizio, andiamo a riprendere la nostra cicloide. Ricordate che avete fatto la cicloide? Io avevo l'area, quest'area qui, compresa tra la cicloide e l'asse delle ascisse, era 3π greco r quadro. Ora però, là ci siamo fermati, abbiamo detto lo facciamo dopo le forme di Gauss-Green, perché scrivere questa come funzione della x, oppure di dirlo così, girarlo e scriverla come diciamo la x in funzione della y, no? Quindi scrivere la y in funzione della x o la x in funzione della y è lungo, complicato e non necessario. In un caso non ce la facciamo proprio, cioè la y come funzione della x non la riusciamo a scrivere, la x come funzione della y la riusciamo a scrivere in maniera un integrale brutto, e quindi ci conviene fare in altro modo. Allora, qual è l'idea? L'idea è che se io ho, ripeto, un insieme T, e chi è diciamo l'area di T? È uguale all'integrale di 1 in dx dy su T, questo lo sappiamo bene, no? Allora, come si può scrivere questo? Questo, se voglio applicare le formule di Gauss-Green, lo posso scrivere come l'integrale di x in dy dt più. Questo è un modo, oppure posso anche scrivere integrale di x per μ2 in ds su dt. In genere si usa questa scrittura, è più facile.
per quale motivo? Applico la prima formula di Gauss-Green, no? Allora l'integrale di df in dx in dx di y è uguale all'integrale di f in dy dt, df derivata di x rispetto a x fa 1. Quindi scusate, qua non è mi 2 ma è, sto applicando la prima formula di Gauss-Green, quindi è x mi 1 in ds. Per lo stesso motivo questo qua lo posso scrivere come integrale di dt meno di y in dx. E in questo caso applico la seconda formula di Gauss, perché derivata rispetto a y fa 1, però sto applicando la seconda forma di Gauss-Green, quindi qua devo fare integrale di dt meno. Una terza, quindi l'area è uguale sia a questa che a questa. Scusate, sia a questa che a questa. L'area, cioè questa, è uguale sia a questa che a questa. Una terza formula per l'area si può ricavare facendo la semisomma di queste due. Quindi questo è un mezzo dell'integrale su dt più di x dy meno y. Per quale motivo? Beh, se faccio la somma mi viene due volte l'area, quindi devo dividere per due. Poi se devo scegliere un mezzo di percorrenza, scelgo quello positivo. Allora questo è x in dy e questo su dt più è meno y in dx, quindi devo sommare meno y. Questa è una terza formula per l'area. Quindi se io voglio calcolare l'area di un insieme, posso, invece di andare a integrare 1 sull'insieme t, posso andare a fare uno di questi tre integrati sulla frontiera. Allora, vediamo un po' quale mi interessa. A me quello che interessa è questo, nel caso della circolazione. Per quale motivo dy e dx cosa mi rappresentano? Mi rappresenta la derivata della parametrizzazione di x e di y. In particolare, qua sulla frontiera di t, viene quello che viene. Qua chi si muove su questo caso della frontiera dell'insieme? T è l'insieme che sta sotto la cicloide, questo è qui, e al di sopra dell'asse della cicloide. Qui si muove solo x. Quindi dx ci sta, x sarà t, no? Quindi quando vado a percorrere questo. Quindi dx ci sta, mentre dx no, è 0. Allora, nel momento in cui vado a fare questo integrale, mi risparmio un integrale. Quindi, area di t, nel nostro caso, è uguale all'integrale steso alla frontiera di t positivo di x in dy, no? Uguale a qui t naturalmente variava tra 0 e 2t greco. Quindi cosa mi viene? Mi viene l'integrale tra 0 e 2π greco. La parametrizzazione si muoveva da sinistra verso destra, quindi il verso è orario, quindi alla fine dovrò cambiare il segno. Quindi qua mi viene meno, anzi lo cambio tutto il segno, questo integrale, devo fare t, chi è t? R per t meno coseno di t in dy. Chi è dy? Dy è y' di t del t, ma y' di t è seno di t del t. R, quindi meno r qua c'è r, poi la derivata di meno coseno fa più seno, seno di t. Quindi qua mi viene meno r quadro, poi mi viene integrale tra 0 e 2π greco. Fatemi cancellare questo pezzetto, sennò poi mi ci vado a sovrapporre. Qua mi viene t seno di t meno coseno di t seno di t uguale. Andiamo a fare questi due integrali a parte. Andiamo a fare l'integrale tra 0 e 2π greco di t seno di t.
coseno di t valutato tra 2π greco e 0 meno che col segno meno diventa più integrale tra 0 e 2π greco di coseno di t uguale. Allora qui abbiamo per t uguale 2π greco abbiamo meno 2π greco più 0 e poi quest'altro integrale pure fa 0, l'integrale di coseno e seno tra 0 e 2π greco. Ok, vediamo un po', mi sono sicuramente perso un pezzo perché mi deve venire 3π greco e è vero che ci sta ancora l'altro integrale, però l'altro integrale è seno di 2t e seno di 2t integrato tra 0 e 2π greco pure 0 fa, perché siamo sul periodo. Quindi ecco, stavolta dovreste essere utile trovare l'errore dove abbiamo fatto l'errore. Allora sì, per forza abbiamo sbagliato a copiare t meno seno di t, quindi qua non è coseno seno, è sen quadro t. Quindi questo integrale fa meno 2π greco. L'integrale tra 0 e 2π greco di meno sen quadro t, e questo sappiamo bene che fa meno π greco. L'integrale del sen quadro è la metà. E quindi andando a sostituire, qua mi viene meno r che moltiplica meno 2π greco meno π greco. Facendo la somma e cambiando i segni, qua viene meno r quadro. 3 pi greco r quadro. E quindi abbiamo dimostrato che effettivamente l'area che sta sotto la ciclone è 3 volte l'area del cerchio che la genera. Ok? E va. E questo è una possibilità. Adesso andiamo a fare un esercizio dello stesso tipo, ma alquanto più lungo. Vediamo poi se riusciamo a finirlo, perché abbiamo un po' più di mezz'ora, quindi allora l'esercizio è il seguente. Vediamo se riesco a fare una figura decente.
ovviamente potevo fare una figura, una slide, la proiettavo. Allora, vogliamo calcolare che cosa? L'area circondata da questa curva, praticamente sarebbe il centro della margherita più 4 delta. E poi vogliamo calcolare l'area, cioè non l'area, la lunghezza della curva stessa. Ok? Allora, per quanto riguarda l'area, una stima ce l'abbiamo. Allora, cominciamo a mettere dei paletti. Naturalmente, per fare questo esercizio, cosa abbiamo trovato? Dobbiamo trovare l'espressione della curva, la parametrizzazione della curva. Quando abbiamo trovato la parametrizzazione della curva, allora la fai l'area. Cioè, quando non ci pensi proprio a usare, diciamo, integrale di 1 sull'insieme, perché cioè descrivere questi profili come funzione della x, funzione della y, della x, funzione della y, non esiste questo. Invece è molto più semplice andare a parametrizzare questi profili in funzione di t. Ok? Però anche quello non è semplicissimo, anzi è piuttosto complicato. Quello che però possiamo dire a priori è che quella, la nostra figura si muove tra due circonferenze. Allora, questa qui ha raggio 4r piccolo, diciamo in generale nr piccolo, e il raggio grande quant'è? È n più 2 r piccolo. Quindi la mia area A che voglio andare a stimare sarà compresa tra pi greco r quadro n quadro e tra pi greco r quadro n più 2 quadro. Ok? E quindi mi aspetto un numero intermedio. Poi a occhio bisogna vedere, che bisogna capire se è più grande questi pezzi che vengono lasciati fuori o i pezzi che vengono in più, cioè se è più grande uno di questi o uno di questi. A 4 sembra più grande uno di questi, però è una cosa, una votazione fatta a occhio, quindi questa poi lascia il tempo che trovo, dobbiamo controllarla. Allora, come funziona? Allora, ingrandiamo il primo pezzetto. Allora, noi chiamiamo, diciamo, facciamo spostare la nostra circonferenza di un po'. Allora, il puntino, il nostro puntino, da qui passa qui. Se guardate, questo sarà più o meno qua. Quest'angolo qui è teta. Cosa possiamo dire di quest'angolo qui? Questo è il centro della mia circonferenza, che è anche l'origine degli assi. Il rotolamento è senza strisciamento, quindi quando questo si sposta, la distanza per questa, la lunghezza di quest'arco e la lunghezza di quest'arco sono uguali, perché sono diciamo scivolati senza strisciare l'uno sull'altro. Ma siccome la lunghezza dell'arco è proporzionale all'angolo, è l'angolo per il raggio, ma siccome questo è R,
e questo è nr, se io chiamo questo teta, questo chi sarà? Allora, questo è nr, chiamo questo angolo qui teta, quindi questo è nr teta, ma pure questo è nr teta, questo è r, quindi quest'angolo qui chi è? Vi siete persi. Allora, lo ripeto. Quest'angolo, quest'arco qui e quest'arco qui sono uguali perché sono scivolati. Questo raggio è nr e quest'angolo l'ho chiamato teta. Questo raggio è solo r. Per ottenere nr teta come arco, quando deve essere l'angolo? Nr. Quindi, se esiste un rapporto tra questi due, pensate a un ingranaggio di una ruota dentata, no? Diciamo, il numero di denti sulla ruota grande e sulla ruota piccola sono lo stesso, siccome però sono proporzionali al raggio, quando un ingranaggio sulla ruota piccola scattano 5 denti, sulla ruota piccola c'è un angolo e sulla ruota grande c'è un angolo diviso n, dove n è il rapporto tra i due raggi. Se sulla ruota grande ci stanno 40 denti e sulla ruota piccola ce ne stanno 10, sulla ruota piccola ho fatto pi greco, sulla ruota grande invece ho fatto soltanto un quarto, allora 5, un ottavo di g. Ok? Questo qua, no, questo è r. Per n teta fa nr teta. Okay. Quindi il rapporto tra i due angoli è immerso a quello tra i raggi. Per ottenere lo stesso scivolamento tu devi avere che se il rapporto tra i raggi è 4:1, diciamo dove scivola di un angolo teta è l'altro deve scivolare di, diciamo deve girare di un angolo 4 volte, è ovvio. Quello che diciamo non hai col raggio, ce lo devi avere con l'angolo. Ok, allora adesso quindi andiamo a considerare la posizione di questo punto. Allora, la posizione di questo punto io la posso vedere, posso arrivare fino al centro e poi dal centro, quindi io considero questo vettore qui, lo chiamo, chiamiamolo, come lo vogliamo chiamare? V. Allora, questo qua lo chiamiamo V1. Qua lo chiamiamo V2. Ok? Quindi adesso andiamoci a scrivere chi è V1 e io sto facendo rotolare in mezzo orario, quindi partiamo dal discorso che facciamo rotolare in mezzo orario, perché sennò mi si imbrogliano le cervelle e quindi non arriviamo più. Allora, V1 ha coordinate. Allora, qui cosa dovevamo fare? Dovevamo fare la coordinata x era 0 e quindi dovevamo fare n r è il raggio per il seno di teta. Vedete? Quando arrivo qua la coordinata x è positiva, quindi nr per il seno di teta, teta piccoli positivi, va bene. Mentre la coordinata y è nr per il coseno di teta.
P il centro della P di primo nella posizione O. Chiamiamo P primo il centro della circonferenza piccola. Quindi non è lungo NR, NR più 1. Questo è V1. Adesso andiamo a vedere chi è V2. V2 è uguale a meno R piccolo. Allora, questo qua meno di R piccolo seno di N zeta effettivamente la posizione di V2, allora ho ruotato di quest'angolo, quest'angolo è n teta. Chi è V2? No, V2 è meno R seno di N teta virgola R che moltiplica meno R coseno di N teta se ruoto su un piatto. Oh, però questo vettore qua, queste sono le coordinate rispetto a questo centro e rispetto agli assi messi così, ok? Queste sono le coordinate di questo punto rispetto al centro messo qua. Fate caso, questo è meno R seno di N teta meno R così N teta. Vedete qua, vedete qua. Il problema è che stavolta quindi sono le coordinate rispetto agli assi messi così, che sono stati ruotati rispetto all'originale. Allora, io voglio scrivere il vettore come somma di V1 e di V2, quindi questo non è V2, questo qua è, chiamiamolo W2. Per ottenere V2 è questo qua, questo vettore qua. Per ottenere V2 devo tenere conto di questa rotazione. V2 parte sempre da qua, cioè parte sempre da questo punto di origine. Però devo tener conto del fatto che questi assi sono ruotati di che angolo? Esattamente di un angolo teta, perché questo è teta, quindi sono ruotati in senso orario di teta. Quindi V2 chi è? V2 è allora questa componente qua, che è la componente lungo l'asse X, io la devo moltiplicare, quindi ho meno R
seno di n teta per coseno di teta. E quest'altro la devo moltiplicare per seno di teta. Vediamo se per sì, meno n. Allora spieghiamo, vabbè, lo dimenticato, no? Lanciando un po' qua, perché meno n coseno di n teta per seno di teta. Questa è la proiezione della componente x. È la, scusate, vediamo un po'. Sì, è la proiezione della componente x di questo qua sopra e qua sopra sugli assi verticali. Per quanto riguarda la componente y, invece, io invece devo fare l'altra componente, meno r, meno r sta in evidenza, coseno di n teta per seno di teta più coseno di n teta per seno di teta. Vediamo se le due componenti hanno, dovrebbe essere giusto. L'altra qui invece è per coseno di teta. Ok? Allora, se ci fate caso, questo è meno r seno di, allora qua è giusto sicuramente, seno di n più 1 teta no, qua ho sbagliato, qua pure è coseno di teta e qua è meno seno di teta. E qua motivo, la seconda componente, la coseno di n teta, ma la devo sempre proiettare sull'asse x, quindi la devo sempre moltiplicare per coseno di teta. E poi questa qua mi viene con il meno, perché era la componente quindi qua mi viene meno r coseno di n più 1 teta, perché questo coseno coseno meno seno seno è coseno di n più 1. Allora questo cosa traduce? Traduce il fatto che questa, diciamo, quando io passo da questa posizione a questa posizione, in realtà, diciamo, se prendo questo e lo rimetto qua, se prendo questo punto e lo sovrappongo qua, cioè, nella cioè scusate, se prendo l'origine e la rimetto qua, di quanto è ruotato l'angolo? È ruotato di n teta più teta. Cioè se prendete questa origine e la rimettete qua, dove stava prima, l'angolo che ottenete, che è ruotato, non è n teta, è n teta perché è scivolato qua sopra e quindi qua si è prodotto un angolo di n teta, ma poi è anche, si è anche girato un po' la circonferenza.
perché sta ruotando sulla superficie. Quindi ruotando un po' sulla circonferenza, quando lo rimetti a posto è come se fosse ruotato in quest'altro tendine. Tant'è vero che diciamo alla fine noi vediamo quattro rotolamenti, ma è come se ce ne fossero cinque in realtà, in un qualche senso, poi vediamo meglio in quale senso. Comunque, questo è V2. Quindi adesso per trovare la posizione del mio punto, quindi la andiamo a scriverla, diciamo, da qualche parte dove si può ricavare un po' di spazio. Io cosa devo avere? Devo avere x di t, x di t, x di t uguale n più 1 per r per seno di teta più, anzi meno, r per seno di n più 1 per r. Questa è la x di t. La y di teta è uguale a n più 1 per r per coseno di teta, poi meno r per coseno di n più 1 per teta. Andiamo a vedere se funziona. Allora, teta era questa cosa qua, Quindi mezzi.
nel nostro caso, per esempio, n è 4, allora 4 viene 2π greco più 1, e quindi effettivamente 2π greco più π greco mezzi fa 1, diciamo n uguale 4, viene nr, viene 4r, e ci troviamo. Oh, perché non ci troviamo, cioè non viene sempre 0 qua, cioè non viene sempre 1 e quindi non viene sempre nr? E perché dipende, perché se per esempio qua n era 3, io quando arrivo qua non sto qua, cioè questo qua ci passo semplicemente, per esempio se n era 2 qua stavo dall'altra parte, stavo esattamente alla distanza massima, e quindi effettivamente se n era 2 qua veniva seno di 3 mezzi π che era meno 1, quindi veniva n più 1r, più r veniva n più 2r, ci trovavamo. Quindi y invece di π greco mezzi quanto fa? Fa n, allora il coseno di π greco mezzi fa 0, quindi il primo pezzo non c'è, quindi qua mi viene meno r coseno di n più 1 per π greco mezzi, che effettivamente se n è pari, basta n viene 0, diciamo almeno se n è pari, che effettivamente quando n è pari, io quando arrivo di qua o passo per questo punto o passo per questo punto, e quindi effettivamente in ogni caso y è 0. Invece se n è dispari, non ho fatto un giro intero né mezzi giri, quindi mi potrei trovare, più di solo. Ok, quindi potete verificare per teta uguale π greco, per teta uguale a 4, per teta uguale a 3π greco mezzi e per n uguale a 4. Quindi sembra funzionare la cosa. Adesso vediamo se abbiamo il tempo. Vabbè, proviamo. Quindi questa è x di teta e y di teta. Proviamo a fare soltanto a fare. Allora, per esercizio, vabbè, poi la prossima volta ripartiamo da qua e completiamo l'esercizio. Quindi ma proviamo a fare l'integrale sulla, devo fare l'integrale su dt più di x in dy per calcolare l'area, perché era la prima formula di Gauss-Riemann. Allora, questo integrale è meno l'integrale tra 0 e 2π greco, perché noi stiamo andando su dt meno. Allora dobbiamo fare x che è, vabbè, la r è la r, la portiamo in evidenza, faranno un r quadro, cioè togliamo da mezzo, perché tanto tutto le aree dovranno essere proporzionali a r quadro. Qua abbiamo la x, cioè n più 1 sen teta meno seno di n più 1 teta. Poi abbiamo dei y, da y dobbiamo derivare questo rispetto a y, e quindi abbiamo n più 1 meno n più 1 sen teta più n più 1 per seno di n più 1 teta. Vediamo un po', allora questo da più diventa meno, questo da meno diventa più, poi c'è anche l'n più 1 che va fuori, quindi effettivamente abbiamo questo tipo di
anche in evidenza da qui. Poi abbiamo un altro n più 1 qui, abbiamo sin teta per sin teta, se inquadro teta integrato da 0 per pi greco fa pi greco. Poi abbiamo i prodotti in croce. I prodotti in croce, quando li vado a integrare, mi fanno 0, perché se n è diverso da 0, vi ricordate, per Fourier quelle funzioni sono ortogonali. Quindi l'unico altro che rimane è meno, innanzitutto qua c'era meno, meno lo metto fuori e fa più, e poi c'ho un altro n più 1 pi greco. Allora qua viene più per meno fa meno, n più lo metto in evidenza, quindi qua mi viene pi greco, ce ne ho due, però c'è qualcosa che ho sbagliato, n più 1 quadro r quadro. Allora pi greco n più 1 quadro r quadro me l'aspetterei pure, però il 2 non va bene, il 2 non va bene, e vediamo da dove è uscito. Allora vediamo un po' il quadro. Allora guardate, la finiamo la prossima volta, diciamo che ci controlliamo questa, e anche perché non sono sicuro che sia corretta anche senza il 2. Quindi la prossima volta, prima cosa che facciamo, finiamo l'esercizio.